Novello, con i suoi 101 anni, è il più anziano dei vaccinati. Margherita, con i suoi 21 anni, invece è la volontaria più giovane. Due volti per raccontare sei mesi di impegno del QAM Medici con l'Africa, che in tempo di pandemia si sono messi a disposizione anche nel nostro territorio per dare supporto alla campagna di vaccinazioni contro il Covid. 33.000 dosi somministrate dal 12 giugno ad oggi, fatte qui a Rubano nella sede dell'ex seminario minore messa a disposizione dalla diocesi di Padova. Un impegno portato avanti da 136 volontari, infermieri, medici, specialisti in pensione, giovani volenterosi che hanno dato una grossa mano ai comuni nel raggiungere con la vaccinazione anche i soggetti più anziani. Per questo 10 sindaci della provincia di Padova hanno scritto una lettera appello per chiedere di far rimanere aperto il centro vaccinale di Rubano gestito dal QAM. È importante perché vuol dire che comunque c'è un'alleanza con il territorio attraverso anche il mondo del volontariato che fa sì che comunque anche l'azienda, anche l'US si senta parte di una comunità. Vaccinarsi è un dovere morale, una responsabilità civile, ha ribadito il vescovo di Padova. Credo che sia un dovere poter dire, avendo le disponibilità, le risorse, l'organizzazione, non sprecare il ben di Dio che noi abbiamo a disposizione, le competenze e tutto quanto insomma, abbiamo in questo momento a disposizione. E mi piace fare questa immagine, forse provocatoria, come quando sprechiamo il nostro cibo. Il rischio è quello che non ci ricordiamo di chi invece lo sta desiderando e non ha di che mantenersi. Don Dante, direttore del QAM, appena tornato dall'Uganda, ha ricordato l'importanza di vaccinare anche i paesi più poveri dell'Africa per scongiurare il dilagare di nuove varianti Covid. Noi abbiamo lanciato una campagna, un vaccino per noi africani prima di tutto, perché vanno vaccinati anche loro, è un diritto, un dovere nostro anche di aiutarli. Ma poi anche per noi, un vaccino per noi, perché vaccinare l'Africa aiuta anche noi, altrimenti le varianti vengono fuori, come questa dell'Omicron, e non dico che torniamo appunto a capo, ma quasi.